bentornati in un altro video. Finalmente riesco a girare nuovi video poiché sono stata malata durante il periodo post Natale fino a Capodanno. Comunque ho avuto una brutta influenza, quindi non riuscivo neanche a prendere la videocamera per poter filmare, non riuscivo neanche a guardare il cellulare, controllavo a stento le email, ma finiva lì. Quando mi sono ripresa un pochettino, ma un pochettino, diciamo che sono riuscita a montare le mie video ricette che dovevano andare online già da parecchio, forse anche prima di Natale. Ma vabbè, già sapete, causa feste e poi influenza, le ho montate soltanto pochi giorni fa. Ma come avete capito, sono file molto vecchi. Vabbè, vanno alle ciance, ora sono tornata attivamente qui su YouTube e volevo fare il video dei prodotti finiti. Siccome sono un bel po', comincio subito. Allora, per prima cosa ho finito, ovviamente sono i prodotti finiti di dicembre 2017. Ma va, non avevo letto il titolo. Vabbè, sono tornata con la mia stupidaggine a pieni voti. Allora, ho finito questa carta igienica Scottex pulito naturale. Una carta igienica con un'altra buona, siamo abbastanza 4 veli resistente, va bene così. Questa questo pacco di rasoi Gillette blu 3 che avevo preso per mio marito, però ho usato anche io per l'epilazione ascellare, perché è l'unico punto dove non uso la ceretta. Poi tanta roba. Allora, questo l'ho chiuso in una busta a parte, è il Viacal spray, questo qua, e l'ho finito dopo mesi, mi trovo benissimo, toglie il calcare alla perfezione su tutte le superfici del bagno. Poi vabbè, i miei amatissimi dischetti struccanti di Tiger che ho comprato, rifinito e così via, la storia infinita si ripete. Non vi sto a dire quanto vi amo, lo sapete già. Vabbè, per chi non lo sa, andate a vedere i video che li metto nel pallino di informazioni. Poi ho finito un altro pacco di carta igienica, soltanto questa è la carta camomilla che ho già comprato e usato in precedenza, mi sono trovata bene. Poi ho finito questo Dermomed bagno schiuma all'ambra e legno di cedro. Allora, questo qua vabbè, a livello di efficacia è ottimo, come tutti i Dermomed, sapete il mio amore sconfinato per questo marchio, ma il profumo non mi piace, infatti non lo ricomprerò più solo per questo. L'odore per me è un po' fortino, per me un po' pessimo, per me. Poi ho finito pure quest'altro Dermomed Cashmere e Orchidea, efficacia sempre top, il profumo ma è così leggero che quasi non si sente, infatti rimane pure pochissimo, quindi anche questo non lo ricomprerò perché è come se mi lavassi con nulla, non si sente, però l'efficacia va benissimo. Poi ho finito questa bottiglia di acqua ossigenata che ho già ricomprato, l'ho fatto vedere in un altro shopping, questo bio scrub che avevo da una vita, questo è quello della saponaria, cioè se io non faccio il mio scrub fatto in casa
Io uso soltanto questo qua perché per me è il migliore in assoluto. Costa, mi sembra, 12, intorno ai 12 euro. Non, ora non mi ricordo perché veramente l'ho tenuta quasi un anno questa scatola di scrub, usandola comunque tutti i giorni. E pur avendo un pao di 6 mesi, come dice qua, però fortunatamente non è andato a male, se no l'avrei già buttato ovviamente. È ottimo, è l'unico che fa la pelle morbida e liscia, come dico io. Ho provato i marchi più svariati, bio e non bio, pagando anche di più, ma non sono lui. Lui è lo scrub, gli altri no. Poi ho finito uno spick e span pavimenti, lo compro da anni, mi trovo sempre bene. Questo è quello là, Marsiglia e muschio bianco, veramente pulisce bene e il profumo è ottimo. Poi ho finito questa bottiglia di Listerine con l'uttorio, che uso sia per il risciacquo della bocca dopo aver lavato i denti e anche per disinfettare l'apparecchio ai denti, il bite, e lo disinfetta a dovere. Ovviamente non uso solo questo metodo per il bite, ma alterno. Poi ho finito una bomboletta di deodorante Dove Go Fresh al grapefruit e lemongrass. Allora, questo qui è da 250 ml, quindi è una confezione grande, di solito non si trova quasi mai, infatti l'ho trovata per caso in un negozio qualche mese fa. Eppure questa profumazione, almeno io non l'ho mai trovata, è stata la prima e unica volta qualche mese fa in un negozio comunque in periferia. Beh, a parte, vabbè, essendo molto più grande si dura praticamente una vita. Il profumo è delizioso, veramente lascia quel profumo gradevole addosso e sembra quasi che hai spruzzato tu, cioè che hai spruzzato il profumo, quindi è pure piacevole, se qualcuno passa vicino sente quanto sei profumato, veramente è ottimo. Se dovessi trovarlo lo ricomprerò volentieri e farò pure la scorta, anzi se qualcuno mi sa suggerire qualche catena di grande distribuzione che lo vende, me lo faccia sapere, perché arrivare in questo negozio dove l'ho trovato non è molto pratico per me, è abbastanza lontano da casa mia, ci dovrei andare apposta. Poi ho finito questo shampoo di Yves Rocher, lo shampoo che ho comprato uno shopping uno o due mesi fa, vi faccio vedere il video. Allora, questo qua lo usavo per la palestra perché era uno shampoo senza schiuma, quindi adatto per chi fa sport come me, da usare quindi tutti i giorni, ma non mi piace per niente. Allora, è l'unico prodotto di Yves Rocher che boccio questa volta. Sapete che io in tanti video ho parlato sempre bene dei prodotti di Yves Rocher, ma stavolta devo dissentire, devo bocciarlo, perché, cioè, allora, quando fai la prima passata di shampoo, anche la seconda, insomma, quando lavi i capelli, senti che sono puliti in testa, ok? Ma la mattina, io faccio lo shampoo la sera, andando in palestra comunque tardo pomeriggio, la mattina dopo, appena mi sono alzata, ma che è? L'olio extravergine d'oliva, ma che schifezza è, no, ma per piacere, i capelli sporchissimi. Infatti non l'ho finito quanto prima, ho cercato di usarlo anche come bagno schiuma, sono sincera, anzi come bagno schiuma, devo dire la verità, è molto molto efficace, è buono, tratta bene la pelle, è molto delicato e secondo me dovevano scrivere
flow bagnoschiuma, non lo so, ma come shampoo è un flop. Poi ho finito un altro bagnoschiuma della linea di Fresh and Clean, questo è Ambra dell'India, ragazzi, è paradisiaco, il profumo è paradisiaco, guardate. Mamma mia, ancora si sente nonostante la bottiglia è vuota da un bel po'. Mamma mia, questo lo portavo sempre in palestra, mi è durato parecchio, comunque la bottiglia è abbastanza grande, comunque un mezzo litro, no? Non è che piccolina. Cioè, io praticamente mi drogavo di questo bagnoschiuma, ogni volta che facevo la doccia in palestra me ne ubriacavo con questo profumo, consigliatissimo. Io purtroppo la linea Fresh and Clean non l'ho più trovata, è stato l'ho trovata da Pilato, se non mi sbaglio, solo una volta, o forse anche nel supermercato, ho visto, ora non mi ricordo di preciso. Comunque non l'ho più vista da nessuna parte in zona. Se vi trovate da qualche parte e trovate un qualsiasi bagnoschiuma del marchio, prendetelo e non vi troverete affatto male. Poi ho finito un campioncino di shampoo Verbena and Lavender de Provence. Questo qui l'ho preso negli Stati Uniti, insieme a che cosa, non mi ricordo, me l'hanno dato comunque in omaggio su un qualcosa, ma sì, se non mi sbaglio in un supermercato l'hanno dato come omaggio. È bellissimo, di solito quando danno questi, chiunque che dovunque vai, quando danno questi campioncini di shampoo solitamente non sono quasi mai buoni, però evidentemente, non lo so, là sarà come il nostro Pantene, come il nostro Sunsilk, che diciamo sarà una marca conosciuta, un brand conosciuto, non lo so, un brand commerciale, ma comunque quello che sia lascia i capelli pulitissimi. Io avendo i capelli comunque medio lunghi, mi è servito due volte, ho fatto ben due shampoo con una bottiglina da 24 ml, ho detto tutto, i capelli, la cute respirava proprio, non so se forse era il potere della lavanda, forse starò dicendo un sacco di stupidaggine del mio solito, ma mi sono innamorata di questo shampoo. Infatti se mi dovessi trovare di nuovo negli Stati Uniti, dovessi vederlo da qualche parte, me lo compro. Poi questo qui, il da Invisible Dry, io avevo un'altra bottiglia che avevo comprato sempre in un vecchio shopping, già negli altri prodotti finiti avevo detto che non mi piaceva, riconfermo, lo devo consumare. Ne ho pure un altro che sto finendo perché io pensavo che fossero buoni. Vabbè, chiuso solo in casa. Io sono in casa, non certo per uscire. Vabbè. Un'altra carta igienica, carta camomilla. Poi i guanti di lattice monouso della Coop. Ho finito, sono buoni, sono comodi. Ottima qualità. E poi ho finito lo shampoo che era Teen Therapy di Alfa Parfum Milano. Questo è uno shampoo professionale, quindi comunque l'ho consumato in tantissimi mesi, minimo in 6 mesi, perché comunque, scusatemi, per ogni lavaggio ci voleva praticamente una goccia di shampoo. Allora, poi questo dentifricio di antica erboristeria sbiancante, io l'avevo comprato di recente, mi sembra che avevo fatto anche il video, sì, mi metto il link da qualche parte, l'avevo comprato perché mi erano finiti i dentifrici in casa, mi era finita la scorta e quindi ho detto vabbè, un dentifricio qualunque, questo costa 1 euro, fa niente, ma ragazzi è ottimo, veramente, a volte
spendi poco ma trovi prodotti di qualità, ed è questo il caso. Io mi sono letteralmente innamorata di questo dentifricio, infatti se lo trovo un'altra volta faccio scorta, perché è veramente buono, il potere sbiancante è fenomenale. Qua è buono quasi quanto il mio Menta Dent What Now. Consigliatissimo, toppissimo. Invece questo qua, Menta Dent White Now CC Care Correcting White. Ma White Now CC, ma CC che schifo, ma che cos'è sto coso? Ma non serve proprio a niente, non sbianca una cippa, non serve a niente, costa sul botto, perché comunque questa linea qua costicchia. Io fortunatamente mi sembra che l'ho pagato in offerta, ma non vale neanche la metà. Io vado sempre sul classico, meglio andare sul classico, gli altri questo è quello là, quello là classico, quello là maschile mi piacciono, ma il resto, questo qua no. Poi ho finito questo balsamo labbra di Lush Sun Kissed, che giusto era, non mi ricordo. Vabbè, con vari oli biologici, vabbè, comunque non mi è piaciuto per niente, non idrata niente, non mi piace, flop flop flop. Pagato non mi ricordo quanto, però un bel po' rispetto ad altri balsami labbra no. Allora, poi ci sta, vabbè, il classico, il da classico, quindi vabbè, mi piace, dura tutto il giorno, non fa figuracce con questo, top. E poi ho finito questa mini taglia di Zendium, in taglia mini size, sì, di dentifricio Zendium che avevo nella borsa, lo faccio vedere in What's in My Bag. Questo è il gusto Biogum, vabbè. Lo avevo giusto, ecco, per portarlo in giro e potermi lavare i denti anche fuori casa, va bene così, niente di che. E poi ultimo prodotto, il mio mascara preferito, il Surprise di Debbie, è finito. Veramente il mio mascara preferito in assoluto, ancora sold out, non l'ho più trovato, devo ancora fare il fornimento in zona, vabbè, non fa nulla, vabbè. Dopo il mio video scemo è tutto, vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, condividere sui vostri social, aggiungetemi su Instagram e Google+, i link sono qui giù nell'info box. E che dire, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao.